chiamando con le immagini angeliche proiettate le buone vibrazioni dei nostri alleati e messaggeri, gli angeli. Ascoltare il cuore è il segreto per sentire la loro voce e per comprendere il senso della vita. Ci aiuteranno a rivelare questo segreto i nostri ospiti, che hanno molto da raccontarci in proposito. Gli angeli rispondono sempre al cuore. Ed è con questo spirito che sono venuti qui a Finale Villa Paola Giovetti, Grazia Francescato e il nostro nuovo amico degli angeli, Vincenzo De Caro, tutti e solo con il cuore, per condividere insieme a noi, in questo spazio sacro, un piccolo passo in più di crescita spirituale in quel cammino verticale che è la strada che porta a Dio. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e ringrazio parroco che ci ospita in questa chiesa appena ristrutturata, che vede alle nostre spalle Maria Auxiliatrice, Regina degli Angeli. Don Ettore ha aperto la porta della chiesa perché ha compreso il nostro spirito, che è quello di amare gli angeli non per idolatria o sostituzione della grande divinità di Dio, ma per quello che essi sono in realtà, ossia il collegamento più che abbiamo con lui per il suo stesso dono. A nome dell'associazione Volare con gli Angeli e Cornice Donna, forme di volo artistico che hanno sede a Massa Finalese e che mi vedono portavoce, prima di passare la parola ai nostri ospiti, chiedo la protezione.
Così che poi negli anni io ho finito per catalogare tutti gli incontri con gli angeli che nella mia vita ho studiato lettere all'università, quindi ho fatto storia dell'arte, ho fatto letteratura, e ne ho incontrati tanti di angeli. Gli angeli sono, parlando di artisti, è solo il tema, se visitate una chiesa, un museo, una galleria, sono il tema più visitato dagli artisti in assoluto. Se visitate una Thank you.